C'è gente che muore di fame e loro se prendono tutti questi soldi non è proprio possibile. Se se levassero un pochino per uno, non dico tanto, un pochino per uno, l'Italia comunque va meglio perché si mangiano tutti loro. Io gli dico che è giusto che venga tagliato ai manager, che venga tagliato lo stipendio. Con un tetto? Adesso il tetto lo stabilirà, perché chiaramente non sono io a decidere, visto che qualcuno l'ha pensata, penso che sia giusto. Tutto qua. Tornano al centro del dibattito i compensi dei manager pubblici e tornano le polemiche. Polemiche al calor bianco, come quelle seguite allo scambio di battute tra il governo e l'AD delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Ma gli italiani cosa ne pensano? Beh, a giudicare da quello che si dice in giro, sembrano avere le idee chiare. È giusto secondo lei tagliare gli stipendi dei manager pubblici? No, non sempre. Perlomeno per quanto chi dà dei risultati dovrebbe essere premiato, diciamo così. Certo, fino a un certo limite, però dopodiché... Cioè lei metterebbe un tetto? Un tetto però, insomma, che sia gratificante anche per i risultati che ha ottenuto, insomma. Sono un informatico, mi occupo proprio dell'elaborazione degli stipendi e ho assistito a un'escalation degli stipendi dei manager pubblici allarmante, salito alle stelle con varie indennità, accessorie e non, che hanno portato il livello proprio dell'importo a cifre molto considerevoli. Quindi, a ragion veduta, sono a favore del governo. Lego gli stipendi ai risultati. Se ci sono i risultati è giusto che il manager abbia l'adeguata retribuzione. Non farei una questione demagogica anche sugli stipendi. Penso però che definire un tetto, a prescindere, sia limitativo del mercato. Se io sono bravo voglio essere pagato, se mostro risultati e porto risultati voglio essere pagato. Poi però, siccome la proprietà è pubblica, normalmente nelle aziende mi si dice che è l'assemblea dei soci che decide cosa fare. Se decide che il proprio manager oggi è diventato troppo caro, lo dimette. È la riprova, è la conferma che questo paese viaggia su realtà parallele, ognuna dietro i propri interessi particolari, in assenza totale di una visione completa per questo paese, né progettuale né di prospettiva, niente, solo interessi e privilegi personali. Durante la tua carriera è giusto che guadagni questi soldi perché ha una professionalità, ma quando va in pensione diventa un pensionato come un lavoratore, quindi è giusto che prende per quello che gli serve per portare a spasso il cane, perché non serve più, chiaro? Stipendi dei manager parlano della pubblica amministrazione, i costi della pubblica amministrazione, parlano di spending review e poi i manager guadagnano un mucchio di soldi, assolutamente sì. Moretti ha obiettato che comunque la Ferrovie dello Stato è un'azienda che sta sul mercato, quindi gli stipendi devono essere commisurati a quelli dei suoi competitor. Spada statale, le Ferrovie dello Stato, sì. Certo. E allora? Secondo lei il governo fa bene a tagliare su questi compensi? Penso che sia ora. Troppo elevati? Elevati. Prendiamo l'esempio di Catania, l'ex manager delle ferrovie, cioè chi ha risolto? Si è beccato. È un bel buco, l'ha lasciato. Ha lasciato il buco e si è beccato 9 milioni di buonuscita. Cioè ha distrutto l'Alitalia, ha distrutto le ferrovie, le dobbiamo anche pagare con i nostri soldi? Non lo so.